Ultimamente vanno molto di moda pietanze a base di carne o pesce crudi, come il sushi o le tartare di carne. Ma cosa cambia dal punto di vista nutrizionale e della digeribilità tra crudo e cotto? Scopriamolo, ma prima fammi sapere nei commenti se consumi spesso il sushi oppure alimenti come la tartare di carne. Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione in menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessata all'alimentazione e alla salute in menopausa. Con il video di oggi non voglio parlare di sicurezza alimentare, perché dovresti già saperlo che la cottura è un fattore utile per eliminare eventuali microrganismi patogeni presenti nel pesce o nella carne cruda. Quindi, per rendere gli alimenti sicuri dal punto di vista igienico-sanitario, la cottura è fondamentale. Quindi, mi raccomando, se vuoi consumare sushi o alimenti a base di carne cruda, rivolgiti solo a locali di estrema qualità che ti garantiscono il massimo igiene. Quello su cui mi voglio soffermare in realtà oggi è il cambio nutrizionale, ma soprattutto della digeribilità, tra carne e pesce crudi o cotti. Ebbene sì, dopo la cottura aumenta la digeribilità per via della denaturazione proteica. Ogni proteina, infatti, ha una sua peculiare forma strutturale che le conferisce una determinata funzione biologica. La denaturazione proteica è il processo che comporta un cambio conformazionale della struttura originale della proteina a seguito di alcuni trattamenti, come ad esempio la cottura dell'alimento. Le proteine denaturate sono migliori dal punto di vista nutrizionale, in quanto sono più digeribili. Infatti, gli enzimi digestivi riescono a scindere più facilmente le proteine che hanno subito una precedente denaturazione. Per cui la cottura di alimenti proteici, come carne o pesce, è un processo favorevole non solo per quanto riguarda la sicurezza alimentare e quindi la qualità igienico-sanitaria, ma anche per ottenere una maggiore digeribilità e assorbimento delle proteine. Erroneamente si può pensare che la carne o il pesce crudi siano più digeribili, e invece è vero il contrario. Io spero che questo video sia stato educativo e utile per te. E ricordati di farmi sapere nei commenti se consumi spesso sushi, tartare di carne o altre pietanze a base di carne o pesce crudi. Prima della chiusura del video, ho un messaggio per le donne in pre e post menopausa. I segreti del dimagrimento in menopausa. Esistono veramente dei segreti per dimagrire in modo definitivo in questa nuova fase della vita? Effettivamente, dopo i 40 anni nella donna abbiamo una situazione ormonale e del metabolismo completamente cambiata. Se vuoi conoscere i passi da seguire per dimagrire in menopausa, puoi iscriverti gratuitamente al videocorso che ho creato appositamente per te. Nella descrizione del video trovi il link per iscriverti al corso gratuitamente.